Amici di Braccia Ancora, ve l'avevamo promesso ed eccolo il super spiegone sulla carne frollata. Abbiamo fatto quel video di una bistecca frollata un anno, ha riscosso tantissimo successo, ci avete fatto una infinità di domande, eccoci quindi a rispondere a quelle più significative. Per girare questo video avevamo bisogno però del protagonista principale della frollatura, del processo di frollatura, d'accordo, la carne, non c'è dubbio, non ci piove, ma l'altro protagonista indiscusso è il frigorifero, che deve essere un frigorifero speciale e adatto allo scopo, come i frigoriferi che vedete alle mie spalle. E allora rispondiamo a tutte queste vostre domande partendo dalla prima, la principale che ci avete fatto: ma cos'è la frollatura? Semplice, è un processo di maturazione della carne che la rende più tenera, più succosa, più aromatica e fa emergere dei sapori diversi e insoliti. Per fare questo video ci siamo fatti ospitare dagli amici di un ristorante di Roma, il Macellaio. Siamo nel quartiere Torino Mezzocammino, qui sono specializzati in frollatura della carne, se volete venirli a trovare siete i benvenuti. Allora, io però mi sono segnato, perché erano davvero tante le domande che ci avete fatto, e cominciamo dalla prima. C'è chi sostiene che le carni frollate vadano frollate non più di 40 giorni e poi altrimenti bisogna buttare tutto. Assolutamente falso, non è così. La dimostrazione della carne che riposa beata in queste celle è che alcuni lombi, alcune bistecche hanno ben più di 40 giorni. Allora, un conto sono le considerazioni soggettive, a me piace o non piace, ben altro le considerazioni oggettive. Dal mio punto di vista, dal punto di vista gastronomico, la carne frollata raggiunge il meglio di sé tra i 60 e i 90 giorni. Se fossi un ristoratore, ad esempio, azzarderei anche offerte di carne fino ai 120 giorni. Frollata un anno, allora era variata? No, signori, non era variata, era semplicemente molto maturata, molto stagionata. Era assolutamente commestibile quella bistecca, come sono commestibili tutte le bistecche che vengono frollate secondo dei criteri professionali. Altra domanda, allora: come fa una carne frollata così tanto a non andare male? Tutto merito, signori, di queste celle frigo che nascono proprio per questo scopo. Cosa hanno di particolare queste celle frigo? Hanno innanzitutto la possibilità di mantenere dentro determinati standard molto rigidi la temperatura, per il semplice motivo sono super potenti, innescano la marcia e fanno in maniera tale che non ci siano sbalzi di temperatura che possano pregiudicare la bontà di quello che c'è dentro. E hanno l'umidità controllata. L'umidità è un altro elemento fondamentale quando si fanno questi lunghi processi di frollatura e maturazione. All'interno c'è una lampada germicida UVC, è una lampada che sanifica l'ambiente, come vede un battero lo fa secco. E poi sono tutte dotate di una sonda speciale per misurare il pH della carne. E signori, qui non siamo in una ruota di chimica, ma il pH è un elemento importantissimo che racconta tante cose della nostra bistecca. Non c'è rischio che aprendo di continuo questo frigorifero la carne possa subire qualche contaminazione? Non c'è rischio che la temperatura salga? Non c'è rischio che la carne vada male? No, questi rischi non sussistono, soprattutto con queste celle frigo. Allora, a parte che chi fa queste operazioni sa che l'operazione di apri e chiudi il frigorifero va fatta in maniera veloce e si farà 2-3 volte al giorno, non di più, ma il bello di queste macchine è che sono non potenti, sono super potenti, hanno un motore che, come si apre il frigorifero, aumenta la potenza e fa in maniera tale di non far aumentare la temperatura, quindi su quello non c'è proprio nessun rischio, quindi zero sbalzi termici. C'è chi ha sollevato un dubbio: ma non è che è vietato vendere carne frollata oltre un tot giorni? No, in Italia non esiste nessun divieto per quanto riguarda questo aspetto. Semmai i controlli sono sulla bontà della carne, e anche lì lo abbiamo detto, la misurazione del pH racconta molte cose. Cosa succede se va via la luce? Bene, avete presente il frigorifero di casa? Se va via la luce, in mezz'ora dovete sistemare, dovete correre e togliere tutto. Ecco, in questo caso l'isolamento termico di questi frigoriferi è una cosa fuori dal comune. Vengono costruiti proprio per far fronte ad una eventualità tragica o una emergenza come queste. Ma a parte questo, a parte il fatto che possono mantenere la temperatura interna per parecchie ore anche senza corrente, l'aspetto importante di questi frigoriferi è che hanno una sorta di diario di bordo che registra tutto quello che avviene nel frigorifero. Se quindi va via la luce, loro sono in grado di dirti per quanto tempo è andata via la luce, che sbalzo di temperatura hai avuto, sono in grado di fare una lettura di tutto quello che
che è accaduto mentre il frigo era spento, in maniera tale che il proprietario del ristorante, il proprietario della macelleria o chi, diciamo, ha in dotazione questo frigorifero sappia come muoversi. Questi sono gli aspetti principali che riguardano la frullatura. Il consiglio è di provare, assaggiate bistecche frullate, iniziate dai 40, 50, 60 giorni, perché poi è un percorso gastronomico davvero divertente e entusiasmante. No, che faceva il macellaio ed è nato nel 1912, sosteneva che la frullatura andava fatta per 6 seldoppetta. E poi queste sono delle super macchine, macchine che... Il telefono mio, aspetta. Beh, proseguire e mantenere l'umidità. Aspetta, sto a fare un casino.